La mia presentazione verte un po' su quello che è il mio tema di ricerca, quindi capire un po' come le aziende si approcciano un po' alla costruzione dei modelli di business circolare, in particolar modo quali sono un po' le leve sulle quali le aziende devono un po' riflettere per ridisegnare, se vogliamo, il loro modello di business da lineare a circolare. Riprenderò poi anche qualche punto, connessione legata ai commenti e qualche spunto dei colleghi precedenti. Beh, innanzitutto, modello di business significa come un'impresa crea valore, trasferisce il valore, capisce il valore, ed è, diciamo, un po' nella definizione standard di quello che è un modello di business e, diciamo, trova la sua espressione, diciamo, visiva in quello che Osterwalder ha un po' rappresentato nel suo business model canvas, no? L'obiettivo nella creazione di valore è creare un prodotto o servizio che sia appetibile sul mercato e che ovviamente permetta, tramite la sua vendita, di sostenere la struttura di costo. Trasferire il valore significa convincere il cliente ad acquistare questo prodotto, magari fidelizzandolo, magari attraverso il ricorso a determinati canali di distribuzione o di comunicazione, e evidentemente monetizzare dalla vendita o dalla commercializzazione del prodotto o del servizio che è stato creato. Un passaggio abbastanza critico da quello che è un modello di business tradizionale, inteso per come l'ho raccontato e per come tutti lo conosciamo, è il passaggio da questo modello di business tradizionale a un modello di business circolare, dove di fatto l'elemento differenziale è un po' nel valore economico intrinseco nel prodotto. Valore economico intrinseco che è nelle risorse, nelle componenti dei materiali che lo realizzano, e che evidentemente questo valore economico può essere in un qualche modo recuperato. Ovviamente pensare in ottica circolare significa superare quello che prima i colleghi chiamavano, no, il modello di economia lineare, che è il modello rispetto al quale siamo stati tutti abituati fino ad oggi. È chiaro che è una sfida abbastanza importante, però perlomeno dal mio punto di vista non è che abbiamo molte alternative, perché di risorse non ne abbiamo più, e quindi se vogliamo creare nuovi prodotti, nuovi servizi, anche perché la domanda per nuovi prodotti, nuovi servizi continua a crescere, l'unica alternativa che abbiamo è realizzare prodotti che incorporino risorse, componenti o materiali che già sono evidentemente all'interno del ciclo economico. È evidentemente una sfida molto complessa, anche perché significa che le imprese oggi devono mettere un po' in discussione, no, il modo con cui hanno fatto impresa fino ad oggi, e quindi, ecco, non è proprio semplice, no, la trasformazione o la transizione verso questo nuovo approccio industriale. Ieri, insieme al collega Fascio, eravamo a un evento del Retail Institute Italia. Ho parlato, no, della nuova normativa sul packaging, dicendo come, no, il nuovo regolamento UE debba fungere da stimolo per il passaggio da un packaging tradizionale a un packaging circolare. Poi mi è arrivata da notizia da un collaboratore che nel pomeriggio è uscito già un articolo di giornale in cui dichiarava che l'Italia si schierava contro questo regolamento UE. Quindi diciamo che c'è un po', se vogliamo, lo riprenderò anche tra qualche minuto, c'è proprio un tema anche di educazione, no? Verso questa sensibilizzazione massiva che deve essere fatta verso questo processo di trasformazione del nostro sistema economico. Gettare un modello di business circolare significa intervenire sulle dimensioni della creazione del valore, del trasferimento del valore e nella cattura del valore. Questo può essere fatto ridisegnando prodotti o processi che rispondano a quelli che sono ormai, diciamo, i cosiddetti principi del design for, che
la comunicazione si avvale di un maggiore coinvolgimento dei clienti nelle iniziative di economia circolare delle imprese e fa leva anche su una parola un po' forte che avevo anche un po' utilizzato in passato, che è un po' quella di evangelizzare, se vogliamo, no? Non soltanto il cliente, ma un po' tutti gli attori che sono coinvolti in questo processo di, in questo processo di trasformazione. Le piattaforme sono uno strumento che si introducono all'interno di questa dinamica di trasferimento del valore, perché possono fare da collettore tra tanti soggetti che magari almeno inizialmente non si conoscono, non si parlano tra di loro, e poi il tema della cattura del valore che riguarda soprattutto il passaggio da una commercializzazione diretta del prodotto a un lasciare al cliente e al consumatore di pagare per l'utilizzo o per la prestazione che un certo prodotto o un certo servizio sono in grado di fornirgli. Ecco, da qui si apre tutto il discorso legato alla responsabilità stessa del produttore. Per quale motivo? Perché se io lascio pagare per l'utilizzo, per la prestazione al mio cliente o consumatore, non è più acquirente ma è utilizzatore. Non vi è un passaggio di responsabilità, quindi del prodotto, dal produttore al cliente, e quindi il prodotto, quando arriva alla fine del suo ciclo di vita, per forza di cose deve tornare indietro al produttore. Quindi tanto più io riesco a mettere in funzione questo meccanismo, che poi nel gergo tecnico viene chiamato di take back, tanto più il produttore sarà anche incentivato a ridisegnare i propri prodotti, i propri processi secondo una logica che è appunto una logica di tipo circolare. Tipologie di modelli di business circolari, ci sono diverse tassonomie, anche io personalmente nelle mie attività di ricerca, ma anche con altri colleghi con cui ho avuto il piacere di collaborare da un punto di vista scientifico, ne abbiamo proposte diverse. Possiamo pensare a delle tipologie di modelli di business circolare in funzione delle tipologie di sprechi anche che possono sussistere all'interno delle imprese. Questi sprechi possono riferirsi a delle risorse, ok, che non possono essere rigenerate in modo efficace nel tempo, possono essere legate a delle capacità, quindi degli asset, ad esempio, che sono sottoutilizzati o sottoimpiegati, possono essere utilizzati a dei cicli di vita di prodotti, materiali o componenti che sono evidentemente sprecati, quindi non viene facilitato quel processo di estensione del ciclo di vita dei prodotti stessi, e poi potremmo anche avere delle componenti di valore, quindi intrinseche ai prodotti, che vengono sprecati. Sulla base di queste tipologie di sprechi si possono configurare cinque tipologie di modelli di business che fanno riferimento a la tipologia, diciamo, degli input che vengono utilizzati, possono essere legati a quanto l'impresa punta sull'estendere l'utilizzo del prodotto che evidentemente ha creato. Un'altra tipologia riguarda le risorse che possono essere recuperate. Queste tre tipologie di modelli di business si riferiscono soprattutto alla produzione o comunque alla fase di realizzazione di un dato prodotto, e poi abbiamo altre due tipologie di modelli di business che guardano più all'interfaccia tra il produttore e il cliente consumatore. Vi ho riportato qua qualche esempio. Quando parliamo di tipologia di modello di business basato su input circolari, parliamo di soluzioni che si sposano sostanzialmente con utilizzo di risorse rinnovabili, materiali rinnovabili di natura bio-based, quindi che possano avere una natura di biodegradabile o compostabile, o che comunque sia a basso impatto ambientale, e materiali rinnovabili che vengono creati dall'uomo. E con l'idea che i materiali siano appunto ingegnerizzati e essere riciclati in un qualche modo all'infinito. Un esempio interessante, mi immagino che molti di voi lo conosca già, è Vegea, una startup che
recupera gli scarti derivanti dalla produzione del vino e attraverso un processo di produzione processa questi scarti derivanti da quell'industria lì per realizzare materiale sintetico che poi utilizza per realizzare materiale accessori d'abbigliamento. Quando parliamo di estensione dell'uso del prodotto, parliamo soprattutto, come vi dicevo prima, dei cosiddetti principi del design for, che le imprese possono implementare per ridisegnare i prodotti e i processi in un certo modo. Solitamente il design for fa riferimento al riciclo, che è la pratica, diciamo, più lontana dal concetto di economia circolare, ma è comunque parte importante dell'economia circolare, per poi passare a quegli interventi che sono il repurposing, la riprogettazione, il ricondizionamento, il riuso, fino alla manutenzione, che sono appunto gli interventi che, essendo di più facile, diciamo, implementabilità e non dovendo, diciamo, riattivare tutta la catena del valore, sono dall'economia circolare favoriti, questo preferibili. Questo ce lo dice anche, diciamo, il modello a farfalla, no? Il butterfly diagram della Ellen MacArthur Foundation. Un esempio interessante di azienda che ha fatto, diciamo, si è fatta forte per quanto riguarda i principi del design for è Caterpillar, che grazie ai suoi programmi, diciamo, di rigenerazione e ricostruzione degli apparecchi, okay, nei confronti dei che ovviamente commercializza ai suoi clienti, ha permesso una maggiore estensione appunto degli apparecchi stessi. Quando parliamo di recupero delle risorse, parliamo di modelli di business che si basano sul fatto che la creazione del prodotto deriva da materiali, risorse che derivano da altre industrie, e quindi qua il tema è legato ai fenomeni di upcycling o downcycling. E anche per certi aspetti, se vogliamo, facilitando quello che viene chiamato il fenomeno della simbiosi industriale, quindi per cui se un'azienda è in grado di processare una materia derivante da un'altra industria, sta consentendo appunto a due industrie differenti di potersi collegare tra di loro. Un esempio che anche questo mi immagino conosciate è molto riportato come casistica interessante, come Case History, e Freitag, che è un'impresa che recupera i teloni dei camion usati. E teloni dei camion, quindi stiamo parlando di industria del trasporto pesante, e teloni che poi vengono recuperati, vengono tagliati, vengono lavati, vengono cuciti, e quindi soggetti a tutte quelle pratiche di design che permettono al telone di diventare di fatto un oggetto, una borsa o uno zaino che poi viene venduto appunto in un'industria che evidentemente è più l'industria fashion e non è più l'industria pesante del trasporto. Gli ultimi due modelli sono legati, abbiamo detto, a un'interfaccia tra chi produce e chi acquista, e sicuramente in questa logica stanno nascendo come modelli di business particolarmente interessanti le piattaforme di condivisione. Se ci pensate un attimo, le piattaforme di condivisione possono anche avere un modello di business che non è unico per tutte le piattaforme per l'economia circolare che esistono, ma variano, appunto, possono variare in funzione della tipologia di risorsa che viene trattata, perché possiamo avere ad esempio delle risorse che hanno ancora dei cicli di vita disponibili, come può essere, non so, la batteria di un veicolo elettrico che può essere reimpiegata come fare no in un sistema di storage, e quindi la piattaforma si frappone, no, nel mezzo tra chi ha realizzato la batteria per il veicolo elettrico e chi può beneficiare dell'utilizzo della batteria all'interno del sistema di storage. Possiamo avere, ad esempio, come dicevamo all'inizio, delle capacità
che sono sprecate, quindi degli asset che sono sottoutilizzati, per cui quando io ho un'azienda, ad esempio, che non riesce completamente a saturare la sua capacità produttiva, evidentemente quella mancata, diciamo, saturazione potrebbe essere messa a disposizione di un'altra azienda. Potremmo anche avere a che fare con risorse che sono nel pieno del loro ciclo di vita, ma che evidentemente, come avviene nel mercato consumer del fashion, dove un soggetto, se non vuole più indossare una maglietta, eccetera, questa evidentemente può essere reimpiegata o riutilizzata da un altro soggetto. Ecco, queste piattaforme di condivisione ce ne stanno diverse. Qui ho riportato, diciamo, solamente il caso Sfridu, ma ce ne stanno veramente tante, da Sfridu, Wastly, Grishik, eccetera, tutte che appunto in funzione della tipologia di risorsa che deve essere gestita hanno una loro configurazione da un punto di vista di modello di business. Ultima tipologia di modello di business, quello che viene chiamato il product service system, no? Quindi il passaggio dal prodotto al prodotto come servizio, cui il passaggio, una maggiore servitizzazione del prodotto permette appunto quello che anticipavo anche prima, che viene facilitata la responsabilità estesa del produttore, perché il prodotto, la proprietà del prodotto rimane in capo al produttore e il cliente consumatore paga per l'utilizzo dell'asset o paga per le prestazioni che è in grado di trarre dall'utilizzo di quell'asset. Un caso interessante di modello, diciamo, pay per performance, che è stato recentemente sviluppato, è quello di Haier, no? Che è quello della lavatrice praticamente a noleggio, dove si paga non più per il possesso, no? Come è avvenuto, diciamo, fino all'altro ieri, per il possesso della lavatrice, ma si paga per i cicli di lavaggio che sono necessari a quel soggetto, un altro soggetto, evidentemente per lavare i propri indumenti. Mi avvio verso le conclusioni. Ovviamente progettare modelli di business circolari non è semplice. Questo non è che lo dico io, ma ce lo dicono due report che sono sicuramente dall'alto, diciamo, valore contenutistico. Dicembre 22 è uscito il primo report di Banca Mondiale, che si chiama Squaring the Circle, dove offre una panoramica del tasso di penetrazione dei modelli di business circolari, che potrebbe anche essere sconfortante, perché ci dice che il tasso di penetrazione dei modelli di business circolari in Europa è dell'8,6%. Ok? Quindi abbiamo una situazione abbastanza, direi, che ci lascia un po' pensare, no? E il circolare di Gap, che ci dice che il tasso delle risorse che vengono reimpiegate, fatte 100 le risorse che vengono immesse all'interno del ciclo economico, solo il 7,2% vengono recuperate. Quindi recuperare la risorsa significa, no, quanto questi modelli di business circolari sono in un qualche modo avanzati. Quindi a livello Europa abbiamo un 8,6%, a livello mondo abbiamo un 7,2%, quindi se estendiamo il perimetro, persino il dato si abbassa. La riflessione che abbiamo fatto con qualche collega è che evidentemente c'è ancora un trade-off che va in un qualche modo gestito e va colmato, ovvero che è il trade-off tra la sostenibilità economica di un modello circolare e la sostenibilità ambientale del modello circolare. Ok? Magari già lo conoscete, qualcuno lo conosce, anche in letteratura scientifica si parla molto di questo fenomeno dell'effetto rebound, okay? Per cui si cerca di implementare, no, la circolarità ad ogni costo, ma poi andando a discapito di quella che potrebbe essere la sostenibilità economica, o perlomeno
il cercare, no, di implementare per forza di cose l'economia circolare non necessariamente potrebbe portare dei benefici economici che sono di fatto sostenibili per le aziende. Ecco, secondo me il fatto che i tassi di penetrazione siano così bassi è perché evidentemente è assolutamente corretto implementare l'economia circolare, ma bisogna fare degli sforzi affinché tutte le imprese siano messe in condizione poi di essere anche sostenibili da un punto di vista economico. Qualche soluzione a cui abbiamo pensato potrebbe essere, diciamo, il fare più ecosistema. Su questo ci stanno dei soggetti che si stanno muovendo, per esempio penso agli stakeholder finanziari, penso anche a i bandi o i finanziamenti che sono messi a disposizione non solo dall'Europa ma dagli stati per supportare le imprese affinché facciano l'economia circolare. E ultimo, ma non meno importante, è il ricorso alle tecnologie digitali. Il ricorso alle tecnologie digitali è fondamentale perché, come ci ricorda il Chief Technology Strategy di DXC Technology, la maggior parte delle iniziative di economia circolare sono progetti individuali incentrati praticamente su materiali e risorse fisiche. E per scalare queste soluzioni a livello globale in tutti i settori, per forza di cose dobbiamo ricorrere a digitalizzazione. Quindi benissimo la transizione, perché non abbiamo alternative, ma una transizione che sia effettuata cavalcando, diciamo, le due direttrici di un maggiore ecosistema e un maggior utilizzo delle tecnologie digitali, affinché si cerchi di risolvere o ribilanciare, diciamo, il trade-off tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica di un modello di business circolare. Con questo ho concluso.